Pronto? Buongiorno, io mi chiamo Giacomina, sto chiamando da Ligine, che si trova nel centro della Sardegna. Ecco, innanzitutto vi ringrazio. Dunque, io vi ho contattato per raccontare a lei e agli ascoltatori ancora dell'incendio e della situazione. Fa bene a parlare. Stiamo diventando un presidio, prima pagina sta diventando il luogo nel quale finalmente si parla di questa tragedia italiana. Sì, io ancora vi ringrazio a nome di tutta la Sardegna, soprattutto per quelli che stanno vivendo questo disastro nei comuni di Isi, Nurallao e Laconi. Ecco, io volevo farvi capire che negli ultimi tre giorni, solo negli ultimi tre giorni, sono bruciati circa 8.000 ettari di boschi, allevamenti e aziende agricole, di cui 2.000 ettari sono nella zona da cui vi chiamo. Ecco, volendo fare un confronto, 8.000 ettari corrispondono più o meno a una grande città come Cagliari. Ecco, da ieri questa città fatta di piante, alberi e animali non c'è più, è stata rasa al suolo ed è come aver vissuto un terremoto. Noi qui abbiamo provato lo stesso sgomento, la stessa sensazione di impotenza e soprattutto la stessa paura, perché è stato un inferno, abbiamo avuto un fronte di fuoco di chilometri. Ecco, in questi paesi però oggi c'è soprattutto rabbia e li chiamo anche per questo, perché in Sardegna ogni anno si vive la stessa emergenza di cui ormai sappiamo tutto, gli incendi sono tutti dolosi, è stato già appurato e per fermare questi delinquenti sappiamo che serve la magistratura e il carcere, però per fermare gli incendi servono Canadair. Questi non costituiscono una priorità di spesa per il governo, come lei già ha ricordato. Ecco, questo mio intervento vuole essere anche una protesta, perché allo scandalo delle mancanze di uomini, di mezzi, come diceva anche l'ascoltatore che ha chiamato dall'Alto Adige, si aggiungono altri paradossi. Io vorrei ricordare che il decreto Salva Italia del governo Monti, per esempio, ha imposto a tutte le regioni di svuotare i propri bacini idrici, perché le dighe pare debbano essere adeguate alle norme di sicurezza di edilizia antisismica. Ecco, qui le istituzioni locali sarde si sono dovute rifiutare, si sono dovute ribellare, perché per la Sardegna questi bacini sono vitali, non solo in questa emergenza, ma proprio per l'approvvigionamento idrico dei vari comuni. Lei immagini che cosa sarebbe successo se non ci fosse sono stati i bacini per quei pochi Canadair che sono intervenuti. Mi piacerebbe, scusi, solo un'altra cosa. Io ieri ho sentito un ascoltatore che proponeva di creare una rete per la sensibilizzazione e l'educazione all'ambiente. Io vorrei aggiungere che per esempio si potrebbe immediatamente intervenire con il ripristino del territorio, per esempio per alcuni anni vietare la caccia in tutta la zona distrutta dalle fiamme. E per lei, cioè la mia domanda che volevo rivolgerle, è se secondo lei queste occasioni mancate della politica, no? Della politica locale, nazionale, ma soprattutto nazionale, non serva proprio a capire che ormai è incapace di risolvere tutti i problemi che ultradecennali che noi stiamo vivendo, che rimanda continuamente le soluzioni più ovvie e più giuste. Ecco, io volevo un commento su questo. Grazie. Grazie Giacomina, buongiorno a lei e grazie anche per aver portato la voce della Sardegna, di questi 8.000 ettari di territorio devastato dagli incendi di questi giorni. E certo sentirle dire una città come Cagliari rasa al suolo ci fa pensare, perché siamo di fronte a un danno che arrecato da un terremoto avrebbe aperto un dibattito diverso, invece purtroppo c'è troppo silenzio attorno a questi incendi. Sono molto contento che prima pagina abbia dato voce a lei e anche negli altri programmi che poi seguono questo al tema degli incendi, che è un tema che ormai si dà per scontato, si considera normale che d'estate un pezzo d'Italia bruci, invece non è normale affatto, non solo per i tanti interessi che ci sono dietro e sotto, ma anche perché c'è un'assoluta mancanza di rispetto del territorio. Io penso che una politica più o meno capace, questo poco conto, come quella di oggi, debba avere la capacità di ripartire dai territori. Questo è il grande tema del paese. Il territorio non è solo la capitale, non è solo Montecitorio, non è solo Palazzo Madama. Il territorio è fatto di tante facce. Prima Stefano da Friuli Venezia Giulia ci raccontava cose analoghe ed è
interessante e anche triste vedere le stesse cose che accadono nel profondo sud, nel profondo nord, accadono in Sardegna. Il paese è molto più grande di quello che a volte sembrano vedere i politici dal buco della serratura dei palazzi del potere romano. Questa è la cosa che va fatta, per cui la capacità non riguarda tanto un impegno a favore appunto dell'immigrazione, dell'immigrazione, di tanti temi importanti, è la capacità di guardare ai veri problemi che ci sono sul territorio. Spesso gli amministratori locali non vengono ascoltati, per cui quando anche riescono a gridare, il loro grido non arriva fino alle stanze dei palazzi romani. È interessante questa sua proposta sul divieto di caccia e probabilmente su tante altre piccole iniziative che si possono legare a quei territori che vanno ricostruite, per cui spero che arrivi l'eco delle sue parole a chi di dovere e che si possa almeno anche a livello regionale, visto che anche la Sardegna è autonoma, che si possa pensare qualcosa per tutelare in modo speciale questi 8.000 ettari devastati dagli incendi di questi giorni. Grazie.